Ben trovati da Giovanni Vimpinelli. Il mercoledì è un giorno importante qui ad Obiettivo Sport e lo facciamo parlando di pallavolo perché sono sceso in campo Sartorelli ASP e Macuta ASP nella gara d'andata dei playoff. Sartorelli ASP impegnata negli ottavi e invece Macuta ASP impegnata nelle semifinali. Iniziamo dalle donne che hanno vinto per 3-1, hanno regolato la Roma 7 nel match che si è giocato la Corsini Rosa. Primo set in favore delle Capitoline, che infatti se lo sono aggiudicato. Poi nel secondo set è cambiato qualcosa tra le file della squadra di Mauro Atalanta, che è riuscito a trovare fiducia, è riuscito a trovare l'assetto migliore, quindi ha portato a casa il parziale. Poi discorso diverso nel terzo e nel quarto set, vinti facilmente addirittura con 8 e 9 punti di vantaggio nei confronti della formazione Capitolina. Sabato la gara di ritorno in casa della Roma 7. Macuta ASP basterà vincere 2-7 per qualificarsi alla finale playoff, ci sarà il 28 maggio in campo neutro. Discorso diverso invece per la Sartorelli ASP, che invece ha perso con lo stesso punteggio per 3-1 al Palasport in Solera Tamagnini, nella gara d'andata degli ottavi di finale contro il Casalbertone. Sartorelli ASP che ha fatto qualcosa per mettere in difficoltà gli avversari. Sinceramente mi aspettavo un Casalbertone più forte rispetto a quello che si è visto a Civitavecchia, però è mancato qualcosina per la formazione di Franca Cardo, qualche giocatore non si è espresso al meglio, poteva fare qualcosina di più, e quindi è stato questo il motivo per cui la squadra rossoblu non è riuscita a vincere questa partita, o perlomeno a mettere in difficoltà il Casalbertone, che sicuramente è più forte rispetto alla squadra ciliegese. Sabato ci sarà la gara di ritorno. Alla Sartorelli ASP deve assolutamente vincere, deve farlo anche con un 3-0, un 3-1, perché un 3-2 non basterebbe. In caso di 3-1 ci sarà il set di spareggio. Ci vede qui questo appuntamento di Obiettivo Sport e ci vediamo nei prossimi giorni qui su Trip TV.